Le Marche da diverse ore sono sotto lo scacco del maltempo. 65 mm di pioggia caduti nella regione dall'inizio dell'emergenza maltempo, con punte di 126 mm. La pioggia cade incessantemente dalla notte scorsa e le mareggiate flagellano la costa con forti raffiche di vento su tutto il territorio. A Fano le criticità si sono verificate nei soliti punti caldi, chiuso per mareggiata Viale Ruggeri, e il sottopasso del Lido per diverse ore è stato allagato ed il torrente Arzilla tenuto sotto osservazione. Da segnalare un intervento dei Vigili del Fuoco di Fano per svuotare uno scantinato nel comune di Mondolfo. A San Costanzo, in via del Breccione, ha procurato apprensione il Rio Grande, a pochi metri da dove 2 anni fa si ripresentò la medesima situazione che costò la vita ad un cameriere al rientro dal lavoro. Ma le criticità più impegnative si sono verificate nel sud delle Marche, in modo particolare nel Fermano, dove sono caduti 90 mm di pioggia in meno di 10 ore e la protezione civile è stata impegnata con 2 squadre e dove sono state chiuse al traffico 9 strade provinciali ed evacuate 2 famiglie dalle loro abitazioni. A Montefiore, nell'Ascolano, è crollato il pilone di un ponte sul fiume Aso. A Sant'Elpidio in Mare, dove diverse scuole sono state chiuse, problemi consistenti si sono registrati alla viabilità, soprattutto lungo la provinciale elpidiense e la faleriense, a causa di allagamenti e frane. Tragedia sfiorata a San Benedetto del Tronto, dove nella mattinata, a causa delle forti piogge, è crollato parte del controsoffitto del centro diurno Cadiser. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul fronte delle acque interne, sorvegliati speciali, il fiume Aspio nell'Anconetano, cresciuto di diversi centimetri in poche ore, e il Misa a Senigallia, dove il comune ha aperto il COC. Frane, allagamenti e smottamenti si sono verificati in tutta la regione, per tenere sotto controllo i quali la Protezione Civile delle Marche questa mattina ha aperto la sala operativa unificata di Palazzo Rossini. Il sistema ha tenuto comunque, per cui ora la maggior parte delle criticità sono state risolte o sono in via di risoluzione. Tutto il sistema operativo regionale della Protezione Civile si è attivato con la solita efficienza e capacità operativa, ha affermato nel pomeriggio l'assessore regionale Sciapichetti.